tutto pronto per iniziare il match. Il primo pallone sarà servito dalla squadra ospite, la BCC Castellana, con il numero 90, il polacco Julian Wlodarczyk. La ricezione di Inferno Lanza, il primo tempo per Marco Podrascialin. Vedremo se aprirà subito il fuoco l'opposto perugino. Prova a sparare a tutto braccio, non trova il giusto impatto con la palla, palla che muore al centro della rete. Dunque continua il vantaggio che domenica scorsa è andata a perdere 3-0 al BLM Group Arena di Trento, una partita naturalmente dal pronostico chiuso anche in quella occasione. La difesa di Colaci sull'attacco di Wlodarczyk, il pallonetto di Hogg, può ricostruire ancora Castellana con Wlodarczyk, stavolta però fa buona guardia, il lavoro con Fabio Ricci al servizio con la sua salto float su Cavaccini, che la tiene alta per Falaschi, palla dietro per l'opposto Zingel, la difesa di Perugia, palla torna in metà campo pugliese, poi De Togni si alza, splendida copertura di Cavaccini, tiene vivo questo pallone, ancora si lotta, si battaglia sotto la fine. Vincenzo Dipinto, coadiuvato in panchina da un'altra vecchia conoscenza della pallavolo perugina, Giuseppe Barbone, protagonista della promozione della RPA. Luigi Bacchi dalla Serie 2 alla Serie 1 dell'anno 2000, c'è l'attacco vincente nel frattempo. Ha la possibilità di servire ancora con Giorgio De Togni, riceve in palleggio Hogg, poi il diagonale ancora out di Perugia con Filippo Lanza, che concede dunque la nuova parità a quota 16 con diversi errori di Perugia diretti, in particolare in questa fase del match. Ancora De Togni, Colaci, De Cecco, Vala Tanasiewicz, stavolta è vincente l'attacco diagonale. E suoi. Sul servizio di De Cecco, la ricezione di Cavaccini, arriva Wlodarczyk, poi bravo Tanasiewicz nel salvare in ricaduta questo pallone, poi la giocata vincente per Filippo Lanza che chiude i conti dunque. Il primo muro vincente per i Block Devils con Podrascianin che va di nuovo al servizio, l'attacco di Zingel ben difeso da De Cecco, poi Ricci va a stoppare Scopelliti e ci riprova Castellana Grotte con Mirza Giampur, stavolta va a segno. Hogg in campo al posto di Vilfredo Leon Venero. Giocata in primo tempo di De Cecco per Ricci, difeso da Castellana. E ripropone di nuovo il pallone per Ricci. Giorgio De Togni riceve in palleggio Hogg, arriva il primo tempo di Podrascianin, difeso dalla formazione ospite, che attacca con Zingel, bravo Colaci nel posizionarsi, poi Lanza, ancora una difesa di Castellana, poi ci pensa Marco Podrascianin. E sappiamo come caratteristica peculiare delle sue squadre una grandissima organizzazione difensiva. C'è poi il primo tempo vincente per un solo punto da recuperare, ancora una gran battuta tenuta da Wlodarczyk, il primo tempo di De Togni, bravo nell'inarcarsi, andare le posizioni. Rischia la battuta in salto, va per una battuta a piedi a terra, Magnum senza
sicuro sulla grande. L'aiuto del pubblico. Hook su Vlodarčić. Palaski per la primo tempo di De Togni, era stata Luciano De Cecco. Zingel, stavolta arriva a muro Marco Kondrašević che ottiene. Decreta Leis, evidentemente anche Bernardi ha visto la palla in campo perché non viene chiamato video check. Dunque ace per Marco Palaski, si riprova su occhio Cecco per il primo tempo di Borraccio, picchia forte da posto 3, la botta con Palaski che va a servire Mirza, Giampur che va a segno, bravo Palaski, bravo soprattutto. Non farsi irretire dal pallone e gestire, servendo un'ottima palla a Mirza Giampur e poi De Cecco va a beffare. Pianta il pallone, segue una gran botta, mantiene il mezzo punto con Kondrašević che va a firmare il numero 25 con di meritare l'ultimo gradino della classifica, almeno stasera, che è il primo punto per Mirza con la ricezione sbagliata. Set, poi Perugia pian piano grazie ai suoi campioni è riuscita a recuperare entrambi. Troppi spunti vincenti dai 9 metri per Perugia, vista anche l'assenza di Wilfredo Leon, ma comunque Kondrašević è riuscito a mettere delle buone battute, molto combattuti, 26-24, 25-21, 26-24, eccezione di Colagni, servizio di Mirza Giampuro, l'attacco di Magnum, una gran botta, Magnum a Taranci è lui. Altro shot per lui, Cavaccini, stavolta sbaglia la ricezione in palleggio, manda di là Vlodarčić. Primo tempo, Nicola sta dare il fuoco alle polveri, questo terzo set, gran battuta di Nicola, con il del match che verrà impegnata l'Itas Trento domani al Paralimpico.